Vendetti di tutte le età, benvenuti a Peperoni in quarantena. Eccoci qua, eccoci qua. Allora, benvenuti nella mitica cucina di Ventenni Peperoni, cioè la cucina di casa mia, che vedete qui in modalità cucina di casa mia, perché però appunto è la cucina di casa mia, sì, ok, l'ho ripetuto tre volte, però è per rimanere il concetto. Quindi non abbiamo messo scenografie e tutte queste cose qua. Indovinate perché? Perché è la cucina di casa mia. Allora, per ovvi motivi la nuova stagione di Ventenni Peperoni l'abbiamo un attimo rimandata a quando potremo riunirci qui teoricamente per poterla girare. Ma nel frattempo, in primis, abbiamo altre puntate di Ventenni Peperoni, quelle girate quando ancora non si voleva andare in giro, che pubblicheremo nelle prossime settimane, che stiamo conservando appunto da pubblicare con calma. E nel mentre io e la mia collega Giubili alleteremo con queste piccole pillole di Ventenni Peperoni. La ricetta che vi proponiamo oggi viene dal film In viaggio con Pippo, un mitico film del 1995 che proprio negli ultimi giorni ha compiuto 25 anni e che abbiamo abbondantemente celebrato sul nostro sito, sui nostri canali social, sul nostro gruppo, perché è un film che veramente in tanti abbiamo amato alla follia e siamo affezionati a ogni sua scena. Ma in particolare una scena è entrata nel cuore a tutti, a me in primis, e cito anche mia sorella che quella scena l'ha amata tantissimo, e la saluto, ciao Ale, la scena del Gorgonzola Spray, il mitico Gorgonzola Spray. Il Gorgonzola che si spruzza Bobby dentro la bocca e se lo gusta perché è troppo sballoso. Allora, abbiamo spiegato già sul sito che il Gorgonzola Spray purtroppo non esiste davvero. Quello che si spruzza in bocca il buon Bobby del film in realtà è Cheddar, che Gorgonzola è stata una scelta dell'adattamento italiano. Però l'idea di un Gorgonzola spumoso, spalmabile, a noi ci è piaciuta particolarmente e quindi sono qui per esaudire il vostro desiderio di spruzzarmi in gola il mitico Gorgonzola Spray! Gli ingredienti per il nostro Gorgonzola Spray sono pochi e molto molto semplici. Allora, 60 ml di mandorla, eccolo qua, poi ovviamente 80 g del nostro gorgonzola, possibilmente dolce perché quello piccante ha un sapore un po' troppo forte per questa ricetta. Poi abbiamo 2 cucchiai abbondanti di mascarpone e poi abbiamo circa 25 g di formaggio sfamabile, quello là morbido, per dare un po' più di sapore alla nostra ricetta. Cosa andremo a fare? Allora, andremo a montare la mandorla innanzitutto, senza zucchero naturalmente, e lo faremo con questo, che non attaccato alla corrente, ma filato via fissura. Allora, per questa ricetta sarà importante appunto montare la panna e poi frullare insieme i vari ingredienti. Se non avete uno di questi cosi, di queste fuste elettriche, potete usare un frullino o una roba simile per amalgamare bene questi tre ingredienti. E per quanto riguarda invece la panna, c'è la cara vecchia frusta manuale, li mettete lì. Ma visto che io sono tecnologico, bambino su queste cose veramente, cerco di essere un po' attrezzato, usa questa. Ok ragazzi, come prima cosa andremo a montare la nostra panna, eccola qua, e la mettiamo in un contenitore e poi mettiamo il contenitore dentro alla pellicola mentre la montiamo, altrimenti succede che mia mamma domani mi scende e mi fa A proposito ragazzi, ne approfitto per mettere le mani avanti, questa puntata purtroppo esteticamente sarà un po' diversa rispetto a quella a cui eravamo abituato, sarà un po' più arrangiata, diciamo così, perché i mezzi tecnici sono quelli che sono e gli orari in cui posso fare questa cosa pure sono quelli che sono. Quindi mi dispiace, ma si fa il possibile, però a noi alla fine non ce ne importa perché in fondo dobbiamo giusto mangiarci lo snack, infatti la gente è anche molto semplice. Poi per quelle più elaborate, il cui video sarà più complesso, ci penseremo alla seconda stagione di Ventenni Peperoni. Ma bando alle ciance, andiamo a montare la nostra panna. Quindi la mettiamo in un contenitore e poi...
crepe, no? Non fare guai! E qua veramente finisce la poesia. Bene ragazzi, dopo aver montato per bene la nostra panna, proviamo a fare la crema di formaggio che poi dopo alla fine condiremo. Quindi mettiamo il mascarpone, il formaggio sfumabile e infine il re della nostra ricetta, ovviamente il gorgonzola, dentro una ciotola e se avete questo coso usate questo coso, ma se avete un frullito meglio ancora, quindi lo fate direttamente con un frullatore. Spero di non fare guai. Quando avrete finito di impastare la vostra crema di formaggio, avrà un aspetto cremoso liscio. A questo punto prendiamo la nostra panna e mettiamola insieme alla crema di formaggio. Ecco. E infine diamogli l'ultima mescolatina con il calore. E dopo tutto questo mescolare, questo frullare, questo girare così insieme, eccola qua, la nostra mitica spuma di gorgonzola, cremosa. Ma non è ancora gorgonzola spray, ci manca una cosa fondamentale, lo spray. Allora, in questo caso non ho la cosa essenziale per fare lo spray, cioè il sifone per montare, quello che proprio ci metti la crema dentro e la puoi spruzzare, ma non ci fermiamo davanti a queste inezie e useremo invece un sacco a poche, uno di quelli comunissimi. Tra l'altro questo mi è uscito dal luogo di Pasqua, non sto scherzando, ve lo giuro, cioè proprio quando quelle cose ti capitano nell'uovo di Pasqua, porca miseria. E quindi in mancanza di spray useremo questo per silurparci il nostro gorgonzola spray in bocca. Gorgonzola! Gorgonzola spray! Troppo sballoso! No ragazzi, in realtà il video non è finito qui. Giusto un'ultimissima cosa. Vi suggerisco, secondo me, il miglior accompagnamento per questo gorgonzola spray, a parte spruzzarselo in bocca, e sui crackers, veramente la morte sua. Fantastico. Ecco, questa vi saluto e mi scuso ancora per la povertà dei mezzi utilizzati. Purtroppo il nostro regista Mattia Del Core ci manca e si vede, però vabbè, vi ho dato un'idea per un piccolo spuntino poi per le ricette, quelle là belle, quelle fatte bene, quelle insieme a Giubbi e con Mattia dietro la camera da presa, verranno, ci vorrà un po' di tempo, ma verranno. Nel frattempo vi lascio a Giubbi che la prossima puntata vi cucinerà sorpresa. Alla prossima!